Rieccoci alla Yogbox. Praticamente adesso io voglio provare a risalire. Nonostante sia stato sconfitto dai Blaze un casino di volte, sono riuscito finalmente a ottenere il Blaze Rod che ci serve per fare il Brewing Stand, cioè proprio c'è di vitale importanza per fare lo strumento stesso. Adesso però io sto sprecando tutte le mie netherrack. Là c'è il nostro punto di morte. Tanto mi prendo un po' di netherrack per piazzarla, che so se serve. Ok. Date via pigment che per adesso non ho tempo per voi. Ecco, come vedete la soul sand mi sta rallentando. Dunque, eccolo lì, lo spawner di Blaze da distruggere. No, non da distruggere. Io direi di con mcedit di importarlo nel nostro mondo. Io vorrei vedere. Vai, ucciso. Vorrei vedere con così tanta illuminazione come fanno i Blaze però spawnano. Dove è andato? Aia! No! Evviva! Mi sono salvato! Non ci credo, mi sono salvato! Adesso però devo evitare che quello lì mi colpisca. Ok, guardalo là lo stronzo. Devo craftarmi una spada in ferro o una in diamante perché la Norman io non la voglio sprecare. È molto, anche molto longeva. Ah, acceso un focolare dietro di me. Ma vieni qua, Blaze, se hai il coraggio. O meglio, le palle, ma mi pare che tu le palle non ce le abbia, quindi vabbè, ritiro ciò che ho detto. Madonna, dai. Aia! Basta. Blaze di merda. Dai, adesso che sei lì, resta lì. Così io recupero un po' di vita e ti vengo a fare il culo. Se vuoi te lo faccio anche gratuitamente, però resta lì mentre mi ricarico. E abbiamo anche i ghast, proprio adesso nel momento in cui non c'entrano un cazzo. Madonna. Da dov'è che spara poi? Aia. Oh, secco. Dov'è quel ghast? Ah, no, basta. Sti Blaze di merda. E non abbiamo più secchi d'acqua. Madonna. Ma finiscila. Ma porco. No, 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 no. Oddio, mi sono salvato. Allora, un attimo che qua io adesso non posso andare avanti così. Mi devo assolutamente prendere un secchio d'acqua qua con la modalità creativa. Dove cazzo è? Oddio! Il ghast! Il ghast ha ucciso il Blaze! Ma grande ghast, ma sei un mito. Però io adesso ti uccido. Madonna mi ha preso in pieno.
Critical hit. Madonna. Ma no, è vero. Cazzo, ma evapora anche sulla Netherrack l'acqua. Allora. Aia, basta. Ah, mi sono salvato in extremis, vi ho fottuti. Intanto, già che ci sono. No, io vorrei. Guardatelo com'è bello. Io vorrei questo, prendermelo e portarmelo in una zona del mio mondo. Però ho paura che poi dopo i Blaze mi distruggano tutto. I Ghast di sicuro se li libero, se li lascio liberi, distruggono ogni cosa. Ma dai! Oddio, ma io mi salvo proprio all'ultimo. No, perché questi Blaze sono troppo forti per essere affrontati. Cioè, poi abbiamo. Quanti Blaze abbiamo? Uno, due. Due Blaze, mi pare tre. Due Blaze e un Ghast contro. E poi io volevo vedere se i colpi dei Ghast si possono rimandare. Come quelli dei. No, dei colpi dei Blaze si possono rimandare come quelli dei Ghast. Dai. No, a quanto pare no. Tre Blaze. E un Ghast contro. Rendetevi conto dei nemici che abbiamo. Sapete cosa. Adesso aspetto che questo qua spari. Dai, spara. Sparate. Secco. Vai, secco. No, non mi ha droppato neanche questo qua. Le lacrime di Ghast. Sì, dai, però. Così tanti Blaze contemporaneamente non si può. Ah, volevo provare a pescarli con la canna da pesca per avvicinarceli, insomma. Ma vai a cagare. Ma porca. Ma dai. Ma vai a quel paese. Cioè, questa qua è una battaglia all'ultimo sangue. Guardate che casino hanno fatto. Ma voi. No, 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 no. Non mi fottete ancora. Io sono costretto adesso ad andare un attimo in creative perché. Cioè, altrimenti non posso con questi. Con questi Ghast, questi Blaze. Madonna, poi guardate quanti ne spawnano. No, no, però io voglio prendermi altri Blaze Rod perché. Anche se ne ho sufficienza per un brewing stand. Di sicuro ci saranno altri utilizzi, io adesso non ne sono a conoscenza, però di sicuro ci saranno altri utilizzi del Blaze Rod.
Dai. No, non ce l'ha droppato. Oddio. Ma no. Eccolo, è lì. Abbiamo un Blaze, un Ghast di fronte, pronto a farci il culo. Perfetto. Basta. Si è bloccato il gioco. Spero che non si sia bloccata anche la registrazione. Madonna, basta. Oddio, cioè cosa ho fatto? L'ho ammazzato al volo, però mi sono salvato. Va bene, dai, adesso. Cosa facciamo? Io direi di. Anzi, facciamo così, facciamo una cosa. Mettiamo subito in. Abbiamo tre Blaze Rod, però io voglio mettere in Peaceful. Però i Blaze scompaiono, vabbè, io avrei preferito che rimanessero, però che fossero pacifici, vabbè. Ok, fa lo stesso. Dunque. Qua abbiamo un secchio di lava. Anzi, abbiamo della lava che io prelevo con il secchio. Dei funghi, va bene, basta. Dunque adesso voliamo con la creative fino al nostro portale che si trova appunto a nord-ovest. E torniamo a casa. Insomma, è stata un'esplorazione abbastanza bella, entusiasmante di sicuro. Madonna, se lagga! Ragazzi, io non trovo più il portale, veramente mi sono perso, quindi sapete che cosa faccio? Uso il liquido, ovviamente in modalità creativa, che dovrebbe essere qua. Usiamo too many items. Oh, ecco. Però adesso qua mi, secondo me mi porta ad un altro punto della mappa. Non a casa mia. No, a casa mia mi porta benissimo. No. No. No, no, non mi porta a casa mia. Sì, mi ha portato in un altro punto. Che adesso questo portale qua lo distruggo perché va distrutto. Mi ha portato nel mio. In un vecchio villaggio, vabbè. Adesso torniamo subito a casa con la modalità creativa. E ci vediamo là. Ragazzi, finalmente, e dico finalmente, siamo giunti a casa. Non avete la minima idea della strada che ho dovuto percorrere. Quindi io direi adesso di togliere un attimo la creative. Intanto per strada ho visto in un villaggio una chest con dentro questa nuova Iron Sword. Molto bene, almeno evito di usare il ferro per farmene una nuova. E
dato che comunque me ne serve una nuova. Adesso andiamo in casa a letto. Finalmente questa avventura nel Nether traumatica è finita, finalmente. E niente, ci sentiamo nella prossima parte. E continuate a seguire la serie Yogbox perché le cose in futuro si faranno molto più interessanti, dato che adesso possiamo craftarci il brewing stand per fare le pozioni. Votate, commentate e iscrivetevi. Ciao!